Ciao a tutte e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio provare qui con voi, già rido, una challenge. Me ne avete proposte un po' nel corso degli anni e mi sono detta qual è la più, tra virgolette, semplice con la quale iniziare. E ho scelto questa. Ovviamente non è semplice per niente, soprattutto truccarsi in questo modo. L'avrete letto dal titolo. Infatti oggi mi andrò a truccare con la mano sinistra. Io appunto sono destra e utilizzare la mano sinistra per qualsiasi tipo di attività, che sia scrivere, anche solo applicare creme, mi è sempre venuto molto difficile e non ho mai provato a truccarmi. In questo caso andremo a fare ulteriore passaggio anche la skincare. Quindi che ve lo dico a fare? Ce ne saranno delle belle. PS, mi scuso già da adesso se vedrete le sopracciglia lucide, qualche magari crosticina qua e là, e non le andrò appunto a truccare perché ho fatto da poco il ritocco del microblading, quindi niente. Apro e chiudo parentesi. Step 1, vado ad applicare il burro cacao. Per aprire però posso usare entrambi le mani, giusto? Sì. Io ho un bruttissimo vizio, che però vabbè, alla fine se lo uso solo io non è un problema. Questi qua in barattolino faccio così. E lo applico. Così uno non si sporca le mani, eccetera. Detto ciò, passiamo subito alla skincare. Andrò ad utilizzare due dei miei dispositivi preferiti di Foreo. Luna 3 e UFO 2. Prima vado a fare una leggera detersione con il Luna 3. Vado ad utilizzare una foam. Questo qua si può accendere sia così con due click, sentite, sia dall'applicazione che dopo vi faccio vedere. Eccoci qua. Molto spesso mi chiedete la mia routine estiva per quanto riguarda la skincare. In realtà io, avendo una pelle mista grassa, cambio ovviamente molti passaggi, perché d'inverno tendo ad idratarla molto di più, d'estate invece tendo a fare un lavoro un pochino più di preservazione del sebo, perché è importante anche sapere come bilanciarlo. E soprattutto, se vi abbronzate, dopo vi faccio vedere qualche trucchetto con l'altro dispositivo. In ogni caso la detersione è un passaggio sempre fondamentale. Se prendete il sole aiuta a ricambio cellulare e quindi vi abbronzate anche meglio. Molte persone pensano: meno tocco l'abbronzatura più mi dura. Sbagliatissimo, perché magari vi andate a fare lo strato iniziale super scuro e poi niente più. Quindi, una volta fatta la nostra detersione, ovviamente sciacquo la foam. Mi preparo con il mio UFO 2. Questa qui è la maschera che ho scelto di utilizzare, che è la Glow Addict. Secondo me è perfetta per il periodo estivo, perché vi dona proprio una pelle splendente, glow, che d'estate anche senza trucco vi dà un super effetto, ovviamente. Infatti vi basterà scaricare l'app di Foreo e potete aggiungere tutti i dispositivi della quale siete in possesso. Io ad esempio ne ho un po', quindi ne vedrete un bel po'. Vado a selezionare l'UFO 2. Una volta che ci si apre questa schermata, dovremo andare a scansionare il codice a barre se utilizzate le maschere già preformate di Foreo, perché poi in base alla maschera vi imposta automaticamente tutto il trattamento dall'applicazione. Se invece volete utilizzare il dispositivo separato con altri prodotti, magari se volete applicare un siero, se volete utilizzare una delle funzioni delle lucine, perché questo dispositivo qua ha diversi luci che hanno diverse funzioni, dopo ve le dico. In più ha la termoterapia, la crioterapia e le pulsazioni, che possono appunto aiutare a far assorbire i prodotti o anche utilizzarlo proprio come un leggero massaggio. Quindi avete un dispositivo, ci fate mille cose. Intanto appunto mi monto la maschera qui. Vi troverete già il dischetto imbevuto. Qua vi basta scansionare in questo modo la maschera e ci imposta direttamente. Già mi stavo scordando della mano sinistra. Mi inizia con la luce verde, adesso abbiamo aggiunto anche le pulsazioni, e sullo schermo mi dice anche cosa sto facendo nel mentre. Quindi il LED verde mi aiuta ad uniformare l'incarnato. Una volta terminato vi faccio vedere una piccola funzione che ho scoperto. Infatti, andando qua in alto sulle impostazioni, potete scegliere voi il tipo di luce LED da utilizzare premendo in base ai pallini colorati, e qui abbiamo il livello di pulsazione. Non so se lo sentite.
eccolo qua. E in base a questo voi scegliete il vostro trattamento. Vi leggo brevemente: il LED viola riduce la comparsa di rughe ed aiuta la luminosità della pelle. Il LED blu riduce le imperfezioni. Il LED bianco restringe i pori e riduce il gonfiore. LED azzurro è calmante e lenitivo. Il LED verde è illuminante e aiuta a donare uniformità alla pelle. LED giallo riduce i rossori. Il LED arancione rivitalizza la pelle e gli dona brillantezza, straconsigliato per i trattamenti post abbronzatura. E il LED rosso diminuisce i segni del tempo per una pelle quindi magari un po' più age. Detto ciò, massaggio i residui di maschera e poi sono pronta a iniziare questo challenge del trucco con la mano sinistra. Ho scelto come palette l'Ultraviolet di Urban Decay. Questa qui è una nuova uscita, la provo per la primissima volta qui con voi con una mano che tra l'altro non mi compete, quindi sarà veramente meraviglioso. Comunque, primo passaggio, utilizzo il correttore Conceal and Define di Makeup Revolution come base occhi. Già mi sto impicciando per pulire lo scovolino, la vedo lunga come esperienza. E vado ad applicarla sul mio occhio, ragazzi, che sensazione, vi giuro. Guardate. Ve lo chiudo anche. Prendo i miei pennelli, non so neanche come impugnarli. Forse vado di così, non lo so. Facciamo così. E vado a sfumare il correttore. Se di solito ci metto, ma che vi dico, 15 minuti. Non so quanto ci metteremo. Sto cercando di andare più delicata possibile perché una cosa stranissima è che non percepisco la pesantezza degli oggetti. Non so se sia normale. Ok, dai, diciamo che più o meno ci siamo. Detto ciò, adesso devo soltanto scegliere le colorazioni. Diciamo che il mio cuore, diciamo che la mia testa mi dice di scegliere dei colori nella comfort zone, cose neutre. Però abbiamo questa palette con dei viola stupendi, quindi direi che ci buttiamo sui viola. Quindi utilizzo prima il colore Warning, che è una sorta di violetto. Prelevo sempre con la sinistra, vi ripeto. Ho questo problema di non capire. Quindi adesso ti voglio fare la sfumatura, mamma mia, ragazzi. Non riesco neanche a capire dove sto mettendo il prodotto. Allora, no, secondo me devo andare più delicata. Io non pensavo tra tutte cose di riscontrare questo problema, di non saper proprio prendere gli oggetti. In più credo, almeno non mi viene in mente, qualcuno che seguo che si trucca con la sinistra. L'unica persona che conosco mancino è mio padre. Comunque la sfumatura, oh ragazzi, non so come la percepite voi, ma non mi sembra malissimo. Mi sono anche, vedete, accompagnata verso l'esterno. Secondo me come base c'è tutta. Ora inizia la parte complicata. Vado a prendere il colore che si chiama Euphoric, che mi sembra quasi un colore indaco, è veramente stupendo, sempre con lo stesso pennello. E vado a fare una sorta di halo smoky. Non riesco a sbattere il pennello. Oddio, l'ho perso. Quindi mi porto prima qua davanti. È un colore violetto molto bello, anche un po' duochrome, guardate che bello. Devo impegnarmi a tenerlo un po' più soft, in modo da sfumare bene. Sono anche arrivata qua sotto, perfetto. Ok, io con la sfumatura mi fermerei perché direi che ne ho dato giù abbastanza. Ora vado a prendere il colore più scuro della palette, che si chiama Digital. Con un pennello a penna mi vado a definire, vedete le zone più scure. Pensavo di avere più problemi con la precisione di sbagliare dove andavo magari a mettere il colore, però non è difficilissimo. È la pressione il mio problema, come se non percepissi l'arto. È una sensazione veramente brutta. Comunque, ci proviamo piano piano, tanto non ci corre dietro nessuno. Ok, una volta che ho segnato la zona scura, riprendo il pennello di prima e cerco di sfumare. Cioè, in pratica non so dove sono arrivata con questa sfumatura. Ok, io mi fermerei perché credo di aver fatto già un casino. E adesso vado a prendere uno dei colori che mi ispira di più, che è Lucid. Questo è assolutamente un colore duocromatico. E me lo spapapagno proprio in mezzo. Ok, cerco di avere il controllo del mio ditino. Fatto ciò, io direi che la base ombretti c'è, visto che tanto truccherò solo mezza faccia, così faccio vedere il casino che farò. Vado ad utilizzare non un semplice eyeliner, ma il mio eyeliner insieme a Cosmeify
Questa qui è nella colorazione 06 Lady. Temo veramente tanto per la mia incolumità. Questo qui è un eyeliner metallico argentato. Ripeto, il problema è sempre l'impugnatura, cioè non so come fare. Cerco di applicare il prodotto. La mia tecnica è quella di seguire la forma del pennello e di trascinarlo semplicemente, così da non fare uno spessore troppo alto. Ecco voi il casino. Ho allargato tutta la riga. Per fortuna questo eyeliner è super scriventissimo, quindi non ci dovrò neanche ripassare. Allora, ok, la codina è fatta, la devo solo chiudere, ti prego. Fammela chiudere in maniera decente e andrà tutto bene. Dai ragazzi, dai, non mi posso lamentare, pensavo mille volte peggio, tipo. È come se fossi nata per utilizzare la sinistra. Fantastico. Detto ciò, un'altra delle cose che temo molto, perché ho più che altro paura di ciecarmi. Mascara. Oggi ci manteniamo tutto su lilla. Questo è identico al colore delle mie unghie. Ed è il mascara di Astra, Insta Length, mascara volume più lunghezza. Sto trovando molto bene con questi mascara qui. E anche qui lo impugniamo in questo modo, cerchiamo di non farci del male. La parte più bella sarà, ecco, ovviamente mi sono già sporcata, non avevo dubbi. La parte più bella sarà ovviamente applicare le ciglia finte, che io al momento non riesco neanche con la destra. Mi aiuto con la punta. Vi ripeto, cioè non ho stabilità. È come se ogni tanto andassi a perdere l'uso delle terminazioni nervose, non vi so spiegare. Però se provate, poi fatemi sapere com'è andata. Quale sensazione avete percepito? Ecco, io qua all'inizio mi sono completamente sporcata. Pastrocchio totale. Direi che forse è meglio se mi fermo. Utilizzo queste ciglia qua. Ovviamente non potevo rendermi il tutto facile e ho preso una ciglia che deve essere anche tagliata. Quindi prendiamo le nostre forbicine. Io uso queste e le vado a tagliare ovviamente sempre con la sinistra. Tolgo un ciuffetto finale. Ti prego, no, lo sapevo. Ce la fa, ragazzi. E il pezzettino iniziale. Ok, più sono piccoli da fare, peggio è, ma ce l'abbiamo fatta. Ve l'ho detto, guardate, basta un po' di pratica, dopo un po' diventa quasi naturale. Magari domani mi alzo, che uso la sinistra per fare qualsiasi cosa. Tra l'altro, rispondetemi a questo quesito. So che ci sono persone che si impegnano, si esercitano e riescono ad essere ambedue le mani, insomma. Ma secondo voi è possibile scegliere quale utilizzare in quale momento? Quesito. Sto utilizzando la colla e anche questa ovviamente la applico con la sinistra, non contenta. Ok, dovrei esserci riuscita. Più sono pure ciecata, lo sapete, quindi che bello. Ora che la colla si è asciugata, vado ad applicare. In realtà questa parte non dovrebbe essere troppo complicata. Cheat. No dai ragazzi, guardate, pensavo peggio. A parte che sta ciglia è una sgnaccherona, mi è difficile solo l'inizio. Ma credo di averlo messo, sì. Ragazzi, non ci credo. Ci ho messo di meno che con la destra. Ora, ripasso un pochino di mascara per attaccare bene le mie ciglia a quelle finte. Piano piano, che qua possiamo ciecarci veramente da un momento all'altro. Me la sono rischiata abbastanza. Passiamo direttamente al nostro viso. Uso lo stesso correttore che ho usato come base occhi. Intanto mi aiuto a correggere la mia occhiaia. Non so cosa sto facendo, dei tratti indefiniti. Un po' qua, un po' qua e un po' qua, non so voi, ma io l'estate non uso fondotinta, quindi vi faccio vedere la mia base con il correttore. Pennello utilizzo questo di It Cosmetics, che si chiama Complexion Perfection numero 7. Piccoli tocchi e mi aiuto a sfumare. Allora, sempre lo stesso problema, quindi non capisco dove sto andando con la mano. Però già che questa è una superficie un po' più ampia, vedete, riesco a manovrare meglio. Sarà da ridere poi vicino all'attaccatura lì delle ciglia dell'occhio. Perché non una spugnetta? Perché non ce l'ho portata di mano, non la trovo più e non mi va di alzarmi. Semplicissimo. È un discorso molto pesachiappette. Mi sposto con lo specchio grande e vado invece col pennello piccolo. Anche qui ho paura di beccarmi l'occhio, ma
quanto pare il destino è dalla mia parte per una volta forse. Ultima parte, sfumo qua sopra. Guardate che differenza, a parte vabbè che qua è tutta rossa più che altro. Come cipria utilizzo Antoinette di Ricchio Paper Cosmify, questi qua. Prendo il Precision Powder Brush di Nabla, vado a utilizzare il prodotto. Comunque ho un problema con le impugnature, come quando da piccoli decidevate se impugnare la penna vicino a dove c'era la mina o più in alto, non so voi che team eravate. Io cambiavo in continuazione, come cambiavo in continuazione la mia scrittura. Se voi leggete i miei diari delle medie, soprattutto, sembra che l'abbiano scritto 6 persone diverse. Perché ogni tanto vedevo la mia compagna che magari faceva la A in un modo che sembrava una chiocciola, però il mio modo naturale di scriverla era magari un pochino più ovale. E quindi niente, cioè si vede proprio l'evoluzione. Comunque finora la cipria è stata la cosa più semplice. Vedete come la pelle sembra molto più omogenea, perché io ho la pelle molto piena di segnetti, di cose, si vedono subito. Come terra sto amando alla follia questa, della nuova linea di Nabla degli Skin Bronzing. Questo qui è Soft Revenge. Vado ad utilizzare sempre un pennello di Nabla, il Powder Brush. Vado a prelevare il prodotto, sto usando sempre la sinistra. Anche qui stesso problema della pressione, quindi non so quanto verrà sfumata. Magari piccoli tocchi, dai, piccoli tocchi si riesce meglio. Vado anche un po' sul tempiozzo, base del naso. Ecco, questo è già più complicato, visto che sto mettendo tutto tranne che qui. Penultimo step viso, blush. Ho preso questa palettina di DMT, sempre per Cosmify. Questa qui si chiama Pink Drink. Secondo me era molto in tema, sempre con i nostri colori di oggi. E vado a fare un mix di questi due. Mi dovrebbe uscire un bel malva. Ovviamente vado piano, che sono molto pigmentati. Anche di questo pensavo nettamente peggio. Non so se dalla videocamera fa più effetto dama del 600 o qualcosa del genere. Adesso, ultimo step, illuminante. Anche qui ho preso una palettina di DMT. Questa qui è la Star War. Ultimamente mi trovo bene ad applicare illuminante con lo stesso pennello della cipria. E vado a utilizzare Bellatrix. Sembra che io stia impugnando il rastrello del mare. Non so se avete presente. Però, dai, oh, ciao ragazzi, non posso lamentarmi, eh. Pensavo veramente di fare un disastro. Riprendo sempre la mia palettina, vado con il colore Euphoric e lo applico qua sotto. Però essendo una zona che va avanti e indietro di questo, non penso di sbagliarmi. Ok, mi è andata una cosa nell'occhio e non è il pennello. Ok, tutto risolto, sembrerebbe. Fatto ciò, riprendo il mascara e applico sotto. Oddio, oddio. Più che applicando sto tipo facendo di questo movimento. Sembra che sto tipo a zappare la terra. Oh ragazzi, cioè dai, sembra una barzelletta. Ce la sto facendo, ce l'ho fatta, cioè. Ce la sto facendo. Adesso, la cosa che penso temevo di più dell'eyeliner, più del mascara, più delle ciglia finte, le labbra. Voi pensavate che io rimanessi su una cosa sobria e invece, visto che, dai ragazzi, abbiamo usato tutto quello che c'era di viola possibile, usiamo anche una tinta labbra viola. La prossima volta facciamo la challenge del mi trucco con un colore. Ragazzi, spaccherei. Questo qua è di Jeffree Star e si chiama Blow Pony. È la prima volta che lo utilizzo sulle labbra, perché una volta ci avevo fatto l'eyeliner. E niente, ho paurissima. Ovviamente le labbra le faccio tutte, che sarebbe un problema farle a metà. Guardate che è bello però, molto pieno il colore. La cosa complicata adesso è fare gli angolini. Praticamente mi sento la mano che non è mai stata utilizzata così tanto. Cioè, sento i muscoli quasi in tensione. Un po' traballante, ma ci siamo. Secondo me poteva andare molto peggio. Tra l'altro non ho mai visto un video di questa categoria. Ora sono curiosa di vedere se gli altri hanno avuto i miei stessi problemi. Cioè ragazzi, io non mi lamento, non so che dirvi. Mi sembra quasi più facile che con la destra. Sarà che qui non ho altre aspettative di base, quindi qualsiasi cosa esce fuori è meglio di come me lo sarei aspettato in ogni caso. Esprimete un giudizio su queste labbra. Cioè, secondo me non sono così storte. Io lo lascerei così prima di fare
ulteriori casini. Quindi ragazzi, questo è il risultato finito. Diciamo, la cosa che più di tutte mi ha rovinata sono state le sfumature, che secondo me sono proprio nettissime. In più ho utilizzato tutti ombretti shimmer, quindi può essere che si veda qualche macchia, che in realtà è tutta una questione di riflesso. Qui c'è un po' di mascara anche qui sull'eyeliner davanti. Le ciglia finte benissimo, cioè sono strattaccate. Anche il prodotto labbra secondo me è un po' irregolare in alcuni punti, però ci siamo. Idem contouring. Qui sotto mi sono tutta macchiata col mascara, però vi giuro, mi aspettavo un fail totale e ce la siamo cavata. Penso che comunque il risultato non sia totalmente malaccio. Ovviamente aspetto di leggere poi anche le vostre considerazioni nei commenti qua sotto, ma io vi dico, da 1 a 10 mi reputo soddisfatta 7 e mezzo. Poi vabbè, forse sono anche stata fortunata che non ho fatto le sopracciglia. Però, ragazzi, che vi devo dire? Detto ciò, io spero questa challenge vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, pollice in su. Iscrivetevi se ancora non lo siete per i prossimi video. E soprattutto commentate qua sotto con magari qualche prossima challenge che posso realizzare qua nei video. Ci facciamo 4 risate. E niente, vi mando un bacione e a presto. Ciao!